Ciao a tutti! Oggi parliamo della Casa de las Flores, una serie TV messicana, come si evince dal titolo, di Netflix. È una commedia drammatica perché c'è un po' di tutto, si parla un po' di tutto, 3 stagioni più una puntata speciale che si intitola Il funerale, ma chi ce ne deve parlare? Ovviamente Recensioni cosmiche di Andrea Di Cosmo. Ciao Andrea! Buongiorno, sì, infatti questa è una serie un po' particolare. Devo confessare il motivo per cui l'avevo iniziata e che poi è stato anche il traino di lancio di questa serie, perché poi in realtà è per quello che ha avuto la sua notorietà. Fondamentalmente è il ritorno come protagonista matriarca di una famiglia di Veronica Castro, che quelli che hanno qualche anno in più ricorderanno come regina delle telenovelas messicane. Io e Vaglia non ce lo possiamo ricordare, Andrea, mi spiace. Lo so, lo dico per voi che siete più giovani. Allora io dico che la cosa interessante è vedere, insomma, la protagonista di un mezzo, di una serialità un po' più, ormai forse meno consueta, se mai si fanno ancora telenovelas, nella serialità tipica di Netflix. E devo dire, è una protagonista che vedo molto a suo agio. Poi c'è da dire qualcosa su questo. Comunque, Veronica Castro è Virginia della Mora, che è la matriarca della famiglia della Mora, e una famiglia alto borghese che possiede una fioreria, cioè un negozio di fiori. La prima stagione si apre con la festa per l'anniversario di nozze di lei e il marito Ernesto, hanno 3 figli, una famiglia patinata e apparentemente perfetta, ma vediamo da subito dei segreti. Ecco, fondamentalmente la Casa de las Flores è un rapporto tra le apparenze e i segreti di famiglia, a cominciare dal marito Ernesto, che aveva un amante e pure una figlia, e addirittura, ma proprio una vita parallela, diciamo, al punto che con l'amante, che questa è una cosa che succede all'inizio, si può dire, la serie si ha, sì, lo stile è un po' telenovela, però comica in realtà. Oh, ok, è tutto almeno, meno male, un po' di senso di... Se qualcuno l'ha mai visto, Jane the Virgin, in qualche maniera. È, diciamo, è la parodia del genere telenovela, commedia, un po' così. Questa, la cosa faceva, insomma, fondamentalmente con l'amante, con la seconda vita, gestivano una casa di spettacoli dove si esibivano delle drag queen che cantavano canzoni. Per noi italiani, tra l'altro, c'è anche una curiosa chicca: tra le canzoni che cantano c'è una versione spagnola di Maledetta Primavera, anche in alcune Maledetta puntate. Primavera, la maledetta Primavera è una cosa simpatica. La anche casa questa di carta, che c'ha Umberto Tozzi, e anche c'era anche sul Ponte Svento la bandiera bianca, mi sembra. Bella ciao. Adesso anche in quest'altra casa ci sono le canzoni italiane. Ma infatti che siamo più famosi nel mondo di quanto non pensiamo. Ma soprattutto, cioè, non so se è un lustro in queste serie messicane, un po' così, però diciamo, Andrea, continua pure. No, ma è vero, cioè, questa cosa fa molto colore, c'è tanto colore. Un altro delle tematiche più che segreti che vengono esplorate e, diciamo, una certa attenzione al mondo omosessuale transgender, diciamo. Allora, sono cose che vediamo abbastanza presto. Uno dei 3 figli, perché i figli sono 3, sono Paulina, Elena e Julian, ha una fidanzata ma è bisessuale, ha anche una storia col commercialista di famiglia Diego, un avvocato di famiglia, e quindi hanno questa storia. Poi vedremo nel corso delle puntate che cerca di decidersi con chi vuole stare tra i due, sia tra le due persone sia tra i due sessi. E poi un'ulteriore chicca che vedremo più là, perché è un personaggio che prende abbastanza peso, un'altra dei 3 figli, quindi Paulina, ha un ex marito che man mano, beh, questo è un piccolo spoiler, però più o meno, insomma, è molto importante. Quindi l'ex marito nel frattempo è diventato donna, quindi che si chiamava José María e adesso si chiama Maria José. Ah, ecco. Appunto, così ha riciclato pure il nome. In spagnolo è abbastanza facile gestire le identità, esatto, sessuali. Bene.
l'occasione di parlare di Paolina mi fa anche dire una cosa che secondo me è molto carina. Allora, premetto che la serie è in spagnolo e non è stata volutamente doppiata, nemmeno quando si poteva, è rimasta in lingua originale. Secondo me non è un male perché è molto godibile, e poi ci sono delle cose che forse si sarebbero perse in un ipotetico doppiaggio. Paolina in particolare è un personaggio che ha una cadenza così particolare, così simpatica, che secondo me non era doppiabile. Quindi in questo senso per me va molto bene questa cosa. E poi c'è soltanto, ci sono varie cose, si esplorano tante cose. Devo dire, c'è qualcosa che mi piace un po' meno, e che il lancio era appunto, per quanto la serie poi funziona, si dirà ma ci sono tante cose. Veronica Castro, che sarebbe stata l'appeal per vedere questa serie, in realtà si vede molto nella prima stagione e molto diciamo per ora molto meno nelle successive due. Quindi fondamentalmente la serie continua a reggere ed è molto carina, ma perde un po'. Non so se qualcuno ha visto quindi era lei il fulcro, diciamo, è andata via lei, un po' si perde, diciamo, il ritmo. Un po', e fondamentalmente anche quando lei non è in presenza viene citata spesso, viene addirittura, ecco, c'è un caso, ecco perché mi ha ricordato Mamma Mia 2, in cui si vede lei da giovane negli anni 70 quando conosce il marito, eccetera. Allora so anche che Andrea, come recitano? Oh Pedrito mio carissimo. Così? No, quello no, a parte le tematiche, è una recitazione molto moderna, anzi, okay. Ripeto, anche la stessa Castro è molto a suo agio con questo sistema, la vediamo pure cantare una canzone perché è pure cantante lei, diciamo, no, in questo senso, ecco, temevo quell'effetto, invece no. Fondamentalmente... Okay. Niente, Pedro, Andrea. Vuoi prendere qualcosa? Pedro, bevi qualcosa? Andrea, ascoltami, abbiamo pochissimo tempo, volevo sapere se volevi dire delle ultime curiosità, magari per vederla. Questo è molto comica. È molto comica. E c'è quindi, molta attenzione anche. Tu la consigli? Tu ce la consigli? La consiglio, in particolare la prima stagione, anche se poi non è autoconclusiva. Il resto, perché comunque prende, la terza, sì, no, mi sembra chiusa anche abbastanza in fretta, per ora pare che sia conclusa. Ma c'ha una fine, sì. Ce l'ha, però sai come quando a un certo punto si decide di chiudere, quel che è risolto, è un po' così. Ah, ok, ho capito. E invece questa puntata speciale del funerale? E quello è uno spoiler un po' più grande. Ok, allora dobbiamo guardare perché si inserisce tra la seconda e terza stagione, quindi diciamo che almeno la seconda si deve vedere per vedere questa puntata speciale. No, è tra la prima e la seconda. La prima e la seconda, quindi possiamo vederci la prima, ci vediamo questa puntata speciale e poi possiamo lasciarla andare. Grazie Andrea per le tue cosmiche recensioni, grazie Vania e alla prossima recensione. Ciao!